Terrorismo islamico, eccoci qua, ben ritrovati. So che è politicamente è scorretto, perché se sentite, parlano tutti terrorismo. Eh no, ma diciamolo, è terrorismo islamico. Le Brigate Rosse non erano terroristi, erano terroristi delle Brigate Rosse, terroristi delle Brigate Nere. Qui si tenta sempre di sminuire, anche il Papa quando si affaccia, no? Il eh, dica il terrorismo islamico, perché questo è. Poi scopriamo che quelli che hanno eh, combinato la tragedia ieri, beh, erano uno di loro erano già, era già stato fermato in Turchia eh, per terrorismo. Ma i belgi hanno detto, ma no, è quello che sta accadendo in Italia, quanti... Di questi personaggi eh, sono stati acciuffati dai ROS, eh, dai carabinieri eh, dopo anni di indagine e poi il magistrato li rimette in libertà perché ma no! E poi se ne vanno in Siria. Quando mi si dice che c'è l'ampia sicurezza no, in questo paese, io vi posso assicurare che non c'è un'ampia sicurezza. Qualche giorno fa io mi sono recato, recato a Venezia, all'aeroporto di Venezia. Ieri pensavo, avevo uno zaino, stanno costruendo no, adesso lì, mettendo a posto. Io sono entrato. Prima sono entrato eh, dove ci sono le partenze dove c'è tutta la gente che fa fanno i check in e poi passano. No? Io sono entrato in mezzo alla gente con lo zaino, e nessuno mi ha detto nulla. Sono entrato nella zona riservata agli arrivi c'erano. Deci centinaia di persone che aspettavano io sono sì non ho fatto ma nessuno mi ha fermato per dire scusi che cosa ha nello zaino dov'è questa sicurezza non ho visto militari in azione, non ho visto poliziotti non ho... cioè sinceramente si sì, dico ho visto due, due della guardia di finanza col cane ma immagino che andavano in cerca magari di qualche spinello ma no per farvi, per farvi capire la sicurezza allora lega lei per cortesia Carissimo dottor Comisso, la domanda: attentati islamici, l'Italia alzi la guardia avendo il coraggio di fare sul serio, sei d'accordo? 91% dei nostri telespettatori ha risposto sì, il restante 9% il direttore invece ha risposto no. Allora, la domanda che invece lanciamo questa sera parte da un tweet, da un tweet di uno scrittore saviano, lo specialista di Gomorra. Guardate questo, cosa aveva scritto. L'unica risposta possibile all'orrore è accogliere. Ah, a proposito, la Polonia ha già detto che nemmeno i 7000 che avevano deciso di prendersi, eh, dopo quanto è accaduto, nemmeno mezzo, nemmeno un'unghia. Quindi, già la Polonia ha detto non ne facciamo più nulla, stracciamo il documento. E Saviano dice: l'unica risposta possibile all'orrore è accogliere. Il terrorismo si combatte solo con l'integrazione. Io dico, eh, quelli che si sono fatti esplodere, che sono la terza e quarta generazione e che sono nati magari no, in Francia, da cittadino francese, cittadino francese è un paio di ciufoli, cittadino francese perché è nato con gli usoli, ma il babbo e la mamma parlano il loro idioma, l'arabo, e non hanno nessuna intenzione di parlare francese, tanto per essere chiari. Ma secondo voi è, norma cioè è normale, non lo so, ma dico, è, è giusto quello che dice Saviano? E allora la, la risposta l'abbiamo condensata, terrorismo islamico! Rispondere con l'accoglienza e l'integrazione. Loro sparano e si uccidono e fanno 131 morti, no, o 170 32 e 32 ieri. E noi invece con l'accoglienza e l'integrazione, volemmo sebbene, eh, una cosa questa veramente ignobile. Ma lascio a voi. Si aggrava il bilancio delle stragi di Bruxelles, sale a 32 il numero dei morti dopo il ritrovamento di un altro cadavere all'aeroporto e 270 sono invece i feriti. E arriva la notizia che uno degli attentatori, Ibrahim Bakrui, sarebbe stato fermato in Turchia e segnalato come foreign fighter, ma rilasciato dal Belgio. A, rivela, a rivelarlo lo stesso presidente turco Erdogan, secondo quanto riportato dalla CNN turca, Ankara ha informato Bruxelles il 14 luglio dell'arresto di un foreign fighter a giugno, ma, riferisce Erdogan, le autorità belghe non hanno trovato legami con il terrorismo. Tra i porti con ogni qualità c'è anche un'italiana, potrebbe trattarsi di Patricia Rizzo, un'impiegata presso un'agenzia della Commissione dell'Unione Europea, familiari assistiti dall'ambasciata per il riconoscimento. Ma andiamo con il primo servizio, Alessia Conforti. due kamikaze identificati uno non identificato e un uomo arrestato considerato l'artificiere non solo della strage di ieri a Bruxelles ma anche di quella parigina due soggetti che ieri si sono fatti esplodere negli attentati mattutini in Belgio sono Khalid e Ibrahim El Bakri fratelli di 27 e 30 anni il primo nel metro e il secondo all'aeroporto di Zaventem un terzo soggetto attivo sempre nello scalo risulta al momento non identificato il quarto comportamento il componente del comando è Najim Lakri, arrestato questa mattina dalla direzione delle unità speciali nel quartiere di Anderlecht. Secondo le ultime informazioni, tre uomini responsabili sarebbero arrivati allo scalo con tre auto differenti, un taxi classico, una Renault Clio e un Audi S4 nera. Ed è stato proprio il taxista a riconoscerne due. Il bilancio totale delle vittime al momento è di 31 morti e 230 feriti. Tra queste anche una donna italiana potrebbe trattarsi di Patrice. Rizzo, funzionaria dell'Unione Europea, che risulta dispersa da martedì mattina e per la quale la famiglia aveva pubblicato un appello sui social network. I parenti della donna sono in queste ore assistiti dall'ambasciata italiana a Bruxelles per effettuare le operazioni di riconoscimento. Tra i feriti italiani, infine, anche un padovano, Marco Semenzato, 34 anni, da nove mesi consulente al Dipartimento Educazione e Cultura della Commissione Europea. Nell'esplosione in metro, la scampata per un soffio e se l'è cavata con con qualche ustione alle mani, il computer che aveva sulle spalle si è completamente volatilizzato, forse è stato proprio quello a salvargli la vita. Allora, allora, allora. Parliamo di imam. Molti escono dalle scuole coraniche dopo aver studiato, ma non sono seminari, eh. Qualcuno fa confusione e non sono nemmeno paragonabili ai preti. Eh, sono quelli che conducono la preghiera come, come, i, rabbi, no, come mh, i rabbini conducono la preghiera eh, fanno però pure i sermoni allora ieri no, mettiamo quello prima per farvi capire la differenza perché poi altrimenti ci prendiamo per i fondelli allora ieri Alberto Comisso ha intervistato, ve l'abbiamo proposto, l'imam di Pordenone che secondo noi ha detto cose interessantissime e poi vi spiego anche il perché allora, la riproponiamo così vi entra meglio e poi facciamo il paragone con un altro imam prego secondo lei Pordenone e il Friuli Venezia Giulia o l'Italia devono avere paura? io direi che sì devi stare attenti per questi genti qua non fanno le differenze uno o un altro devi stare attenti, devi stare con l'occhio aperti e devi stare attenti non devi dire noi siamo tranquilli, noi, no, devi stare attenti per tutto, tutta Europa. Ha un sentore, una percezione che ci possano essere attentati in vista in Italia? Eh, sì, 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 devi stare attenti, sì, devi essere attenti. Imam, che interpretazione diamo a questi attentati di Bruxelles di oggi? E io prima di tutto, dove mie condolianza a tutte le famiglie, a quelli che sono morti, e anche a quelli che sono feriti, e condanna completamente, duramente questa violenza che non si lesioni. E io veramente non lo so perché attaccano il pubblico civile. Qual è lo scopo dell'ISIS? Io non arrivo a capire così, ma non arrivo a sapere questo. Ammazzare le gente che non c'entrano niente. Non penso che è dentro qualcosa non Non, non, è, non, 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 non lo so. Veramente non lo so cosa volano queste gente così, in questa maniera così, non lo so, non è una soluzione ammazzare le gente che non c'entra niente. Comunque da parte sua e da parte del Centro Culturale Islamico che lei presiede guida c'è un atto di estrema condanna verso questi gesti? Sì, sì, duramente sì, a nome del Centro Islamico di Pordononi condanniamo questo che succede per tutta Europa, Europa ha detto un'obiettiva per loro, dobbiamo stare attenti a tutti, devi stare uniti, questa è la mia dichiarazione finale. Questo è l'Imam di Pordenone. Ieri sera facendo zapping mi sono imbattuto, anche perché è una bella trasmissione, lo dico subito, in quinta colonna dell'amico del Debbio. E io ho visto un'altra faccia, più paccioccona, più, diciamo così, falsa. Quella, 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 quelle facce false, no? Eh, che le percepiscono, quelli che ti sorridono, ti danno la mano e poi ti, 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 ti mettono il pugnale alle spalle. Questo, anche questo è un imam, eh? è di Catania. Guardate come risponde e cosa dice. Ha dato, sì. ha dato la sua innocenza e ha dato la sua eh, pacificità. Il, il, il suo modo di rispettare il prossimo e rispettare la vita, perché fa parte del suo credo, il musulmano. Il musulmano significa, dice il nostro profeta, è quello che lui si è salvato, eh, si salva la gente dalla sua mano e dal, dalle sue azioni. Questo è il musulmano, ma noi non abbiamo visto la condanna di quello che succede nei nostri paesi. Ho visto, ho visto la tenerezza per i bambini che sono qua a Belgio, ma non ho visto eh, piangere loro. Beh, ma noi facciamo prima le condoglianze alla mm. comunità eh, belga mm. e noi facciamo la, siamo molto vicini alle famiglie di quelli che sono caduti. E noi piangiamo, abbiamo pianto le, i vostri morti nell'11 settembre eh, a Londra, a Parigi, a Madrid, e eh, ora eh, in eh, Belgio di nuovo. Noi piangiamo, ma noi pretendiamo che voi piangiate anche per i nostri Falso! morti. Non nostre... che il grido mio eh, sia partito qua. Ero ieri mentre registravo, ho svegliato. Perché... Quelle facce lì non, non puoi... Alfa Ano. Eh, nonché eh, ministro degli interni, ieri se ha ascoltato lo doveva convocare questa mattina foglio di via Raus, perché questo è il distinguo, no? uno che dice condà e l'altro dice sì, io pia per voi non... E quindi, e quindi cosa? E quindi sottointeso quello che è accaduto in Belgio, è una ritorsione, è una ritorsione. Questo per farvi capire le diversità. In occasione dell'amichevole calcistica di domani tra Italia e Spagna Udine la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Feder Calcio Spagnola hanno concordato di osservare un minuto di raccoglimento in memoria delle studentesse dell universitarie decedute nell'incidente in Spagna e delle vittime degli attentati di Bruxelles e di tutti gli atti di violenza e terrorismo islamico anche qui non c'è scritto l'aggiungo io, che hanno stroncato a vite innocenti. Parliamo di eh, sicurezza. Eh, il Viminale ha diramato una nota per la comunicazione in tu di tutti i luoghi a rischio, c'è pure Venezia. Diramato una direttiva a questure e prefetture per chiedere nuovi dispositivi di protezione in tutti i luoghi sensibili, soprattutto in vista delle festività pasquali. Siamo nella Settimana Santa e in Italia il rischio non riguarda solo Roma e Milano. Le prefetture del Veneto, nella convocazione dei rispettivi comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, hanno disposto una maggiore copertura dei cammini della fede basiliche in testa a quella di Palladio a Vicenza, San Marco a Venezia, Sant'Antonio e San Leopoldo a Padova ma anche Porte Sante e altri luoghi simbolici come la Madonna di Monteberico e la Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza. Sorvegliato speciale anche il ghetto ebraico di Venezia in festa per il suo 500 anniversario. Obiettivi sensibili fissi che saranno sorvegliati dall'esercito in modo da poter utilizzare polizia e carabinieri sul territorio. Sotto la lente di ingrandimento anche sinagoghe, moschee e associazioni islamiche la Digos sta aggiornando continuamente la lista dei soggetti segnalati dai servizi antiterrorismo di tutto il mondo e controllando luoghi e persone che potrebbero essere loro collegati. Prosegue anche il monitoraggio delle carceri a rischio proselitismo perché popolate per il 70% da extracomunitari. Allora andiamo in Veneto, grazie. Vediamo se c'è l'ospite con Alessio Conforti. Sì, grazie direttore. Siamo in compagnia di Bruno Moretto dell'Associazione Veneziani nel Mondo. Tra l'altro, proprio di ritorno da Venezia, dall'Ufficio Relazioni Internazionali. Moretto, le chiedo che atmosfera ha trovato perché ci giungono voci di una Venezia da ieri già blindata, addirittura con l'esercito per le strade. Ci conferma? Sì, diciamo che a piazzale Roma c'è un. Um un mezzo del, della protezione stradale dell'esercito italiano. Diciamo, un po' in tutta la città si respira un'aria di controllo perché sul ponte della Costituzione si vedeva chiaramente la presenza di poliziotti, di carabinieri, di vigili urbani e anche della finanza, come pure anche per la strada Nova si è notata la stessa presenza in forma discreta. Che in qualche modo danno quelle garanzie, molto probabilmente a Stradanova è anche molto vicino al ghetto, per cui, coi 500 anni che inizierà fra qualche giorno certo. la festa o la ricorrenza, e credo che questo sia anche una forma con il quale si danno garanzie. Di sicurezza, che diversamente sarebbe oggetto di polemiche se così non fosse. Senta, Moretto, eh, la Pasqua da un lato, i luoghi religiosi dall'altro, ma anche il monito dei servizi segreti americani: non dirigetevi verso l'Europa. Oggi gli albergatori veneziani hanno detto un danno sicuramente importante anche per l'economia. 30 secondi. Sicuramente anche questo incide tutto. Io credo che quando si parla per massimi sistemici ci sia sempre di molti interessi di mezzo. Cioè Venezia non è quella città eh, di insicurezza che qualcuno vorrebbe far presentare. io oggi c'è questa forma discreta di sorveglianza che in qualche modo tranquillizza qualsiasi eh, turista e oggi a Venezia posso assicurarle che vi erano molti ma molti turisti soprattutto studenti Bene, però l'allerta resta, ricordiamolo al livello 2. Eh, grazie a Bruno Moretto linea te, che torna Bruno. alla redazione centrale. Stanno arrivando tanti Messaggi in merito alla domanda, eh, eh, um, dice un, un nostro respiratore, buonasera, direttore. Il terrorismo perché non si ha il coraggio di dire che tutte le religioni sono il vero cancro dell'umanità? Se andiamo a leggere insomma alcuni scritti di Marx, di Marx eh, 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 o di Lieni, cioè, è l'occhio dei popoli, però non ho mai visto un cristiano che si è fatto esplodere e nemmeno un ebreo per la verità eh, anche perché l'ebreo eh, la religione ebraica non fa proselitismo diciamo eh, che il proselitismo viene fatto dai eh, cristiano cattolici e eh, dai musulmani cioè il convertire il co se uno cristiano allam si è convertito ma non gli hanno tagliato la testa perché non si era convertito viceversa mi pare che eh, perché altrimenti qua si parla sempre a vanvera ma questo proprio per essere chiari eh non tutti i musulmani sono terroristi, però il 99% dei terroristi sono musulmani. Ecco, non è colpa mia, eh? O quantomeno si può, eh, non è colpa mia. Io ho il coraggio di dire, i politici non hanno il coraggio di dire questo. I politici non hanno, e eh, sentiremo anche i candidati alla carica di sindaco se hanno il coraggio. Io voglio sapere come si comporteranno, eh, perché è facile parlare prima delle elezioni. Voglio sentire, parlare, vedere. Eh, voglio vedere quale sarà il rapporto che vorranno avere con queste persone. Questa è, è diciamo, la novità di Roberto Saviano eh? e noi abbiamo posto la domanda questa sera, cioè in merito a quanto lui dice l'unica risposta no, possibile all'orrore è accogliere, ha scritto ieri dopo quanto accaduto in Belgio, il terrorismo si combatte solo con l'integrazione, eh, vada lui a insegnare l'integrazione, eh? tanto c'è la scorta quindi con la scorta può anche eh, andare a insegnare integrazione. Allora, stretta di controllo di sicurezza a Padova, c'è la presenza di città, ovviamente antiterroristi, ma nazionali ante-19 di calcio di Israele, Turchia e Svizzera, eh, nazionali di Israele pure a Pordenone e anche qui parte il piano sicurezza eh, Rosario-Padovano. Arriveranno nelle prossime ore, probabilmente all'aeroporto di Venezia, ma non si esclude l'atterraggio in un altro scalo aeroportuale. La delegazione di Israele che prenderà parte al memorial eh, Ferruccio Cornacchia di pallavolo maschile e femminile. In programma, in questo periodo, a Pordenone, esattamente da venerdì. Innanzitutto va detto che le squadre israeliane sono due, una maschile e una femminile. Rafforzate tutte le misure di sicurezza secondo un protocollo collaudato da molti anni. Israele maschile vinse anche un torneo diverso tempo fa, sempre tra gli uomini. Chiaramente la squadra mobile di Pordenone della Questura eh, seguirà l'evolversi della situazione. Di sicuro due agenti della Polizia israeliana scorteranno la squadra, verranno eseguite le cosiddette bonifiche, le pulizie all'interno del palazzetto per vedere se ci sono... Arnesi che in qualche modo possono recare danno e ci fermiamo qua. Israele è stata inserita a livello maschile nel girone di Pasiano e giocherà già venerdì sera alle ore 22 contro il Monza, poi ci sarà alle 12.30 del giorno dopo di sabato Israele Italia mentre Israele Varna si giocherà alle 15.30. 30, sempre a Pasiano, al PalaMarson, l'ultimo incontro di Israele maschile alle 18:30 Sale l'allerta anche in Friuli dopo gli attentati in Belgio, ma Udine si fa polemica sui profughi eh, disaccolti il servizio di Omar Costantini. Sale l'allerta anche dalle nostre parti dopo i vili attentati di matrice islamica Compiuti ieri a Bruxelles, in Belgio, dove hanno perso la vita 31 persone e 250 sono rimaste ferite. Ma a Udine scoppia la polemica tra il prefetto e alcune associazioni di volontariato per il diniego di servire cibo ai clandestini e richiedenti asilo presenti la notte all'interno del sottopasso pedonale della stazione di Udine. Le associazioni puntano il dito contro il rappresentante del governo territoriale, reo di impedire un'azione umanitaria nei confronti di queste persone cacciate dall'Austria perché non idonee alle leggi di quel paese. C'è da capire come mai le associazioni di volontariato non abbiano manifestato al numero 1 di Via Piave 16 di inserire nel contesto di aiuti anche le persone da tempo residenti nel nostro paese, senza fissa dimora che hanno lo stesso uguale diritto. Misteri italiani legati al fenomeno di clandestinopoli, dove la teoria della moltiplicazione dei pani e dei pesci esiste ma solo a determinate condizioni. Sarebbe bello un giorno vedere ospitati alla Cabarzerani di via Cividale tutti coloro che hanno bisogno, visto che lo spazio c'è. Ma questa ai noi resterà pura utopia, perché i nuovi costruttori di pace in 2.0 dall'arcobaleno facile sanno solo loro far apparire il Leprecauno, custode della pentola d'oro. Allora, Andrea Stoppa, già campione mondiale, campione europeo di arti marziali, allenatore, e eh, la sua palestra insiste nella zona dell'ex fiera, anzi fa parte di quel complesso sportivo dell'ex fiera di eh, Pordenone. Inutile dirlo che eh, con l'arrivo di persone che non hanno accettato di eh, vivere a Genova e quindi si ritrovano sbandati all'interno di quel parco, c'è diciamo, una sensazione di insicurezza vera e propria. Se poi da eh, Stoppa, come in altre eh, strutture lì, eh, ci vanno bambini o bambine, la situazione è drammatica. Se poi ci dicono che sono bravi e poi uno va in ospedale e violenta anche una degente, allora anche qui comincia insomma il mio intestino ad avere eh, problematiche. Eh, già le mie problematiche è passare da in quei posti, sapere che ci sono persone che lavorano e si spaccano la schiena e li vedi là stravaccati col telefonino che telefonano dalla mattina alla sera, almeno sapessi a chi telefonano, perché se arrivano dalle zone di guerra, eh, non so io, cioè chiamano dai, 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 dai bunker. Cioè, questa è tutta una farsa. La farsa! È così, Andrea? Sicuramente sì. intanto io sono in rappresentanza non solo dell'associazione no. sportiva di cui lavoro, ma di tutte le associazioni di polisportivo che hanno a cuore una soluzione della faccenda è una, una faccenda che è stata anche aggravata da situazioni che si sono verificate nei mesi precedenti quando, come è stato riportato sui giornali, altri immigrati hanno fotografato le bambine del corso di ginnastica ritmica attraverso le vetrate del, del polisportivo che poi sono state prontamente e tempestivamente oscurate e adesso da quasi un mese abbiamo la presenza al piano... Scusami qualcuno, qualche, perché c'è sempre qualche cretino... Del resto la mamma dei cretini è sempre incinta, bisognerebbe chiudere qualche volta le tube, ma purtroppo eh, ci sono bravi medici che non fanno. Voi sapete che è vietato fotografare i bambini? Se io fotografo un bambino e la mamma mi denuncia, io vado con il penale, non è che posso... Sapete quante persone state bloccate, magari facevano delle foto? È proibito e questi qua si mettono a fare le fotografie e qualcuno ha detto, beh ma insomma... E portassero le loro figlie a farsi fotografare. No, no, le persone non dovrebbero dimenticare che anche il caso di Yere Gambiraso certo. è, è caduto così, quindi non stiamo dicendo se Non, non è una questione di razzismo perché ma, si viene subito accusati di questo. Ma a me, è una non, di... a me non me ne frega niente. Il lavoro, da, a niente, a il lavoro la della sicurezza se è, razzismo, è prevenire. Se essere razzista significa. Eh, combattere a spada tratta perché questo eh, mondo, questa parte del mondo, continua ad avere la libertà, eh, gli usi e costumi, tutto. Io sono razzista, dalla punta dei capelli ai piedi. Punto. Siamo, siamo in due, comunque, eh. come dicevo, il problema e grosso adesso. Qua, con la eh, parolina razzista ti taccio, no? Hai capito? Eh sì, è diventato il leitmotiv eh. delle discussioni. E la situazione adesso si è aggravata perché questi profughi sono 13 circa. Stazionano permanentemente, dormono nei pressi del Polisportivo in condizioni igieniche sempre più precarie, per quanto loro dicano che si vanno a lavare nei bagni e del Parco vanno, di San Valentino. I bisogni li fanno anche lì perché ho le fotografie. La situazione è, è brutta. C'è un disagio notevole per tutti quelli che utilizzano la struttura. C'è preoccupazione da parte dei, della, della maggior parte dei, dei genitori dei bambini nei confronti dei più piccoli. È una situazione anche di decoro che non è sostenibile. Certo. Per un... E in più c'è lo spettro che l'ex fiera diventi un contenitore di persone senza fissa dimora, come è già accaduto anni fa quando c'è stata la presenza dei vendicanti. I vendicanti degli... cioè, lavoravano. La professione mendicante arrivavano sono, lì Sono stati lì tre mesi e sono stati allontanati con il foglio di via, solo a seguito di danni che sono stati subiti certo. dal polisportivo, forse non a causa loro. Però non bisogna, come si diceva prima, il lavoro della sicurezza è prevenire, non aspettare che succeda qualcosa. Per cui, come su tutte le associazioni,. Sperano in una soluzione rapida e tempestiva anche per il benessere di queste io... persone che sono in condizioni pietose. Certo. Io, io, io ringrazio ovvi ovviamente l'amico eh, Andrea Stoppa, seguiremo abbiamo già da vicino la vicenda. Io confido veramente eh, negli ultimi atti del sindaco Pedrotti. No? Non ci si può eh, eh, sottrarre alla lotta perché altrimenti alla fine c'è anche un seguito. No? Anche il prefetto, con tutto rispetto, non può permettere che in una città. Ci sono 13 persone abbandonate a se stesse, in una condizione incredibilmente diciamo, non dignitosa no, per una città e che tutto passi sotto silenzio. In fin di conti questi qua sono arrivati e hanno rifiutato una residenza al caldo, primo, secondo, tutto perché era Genova. Si prendono e si ripetiscono a Genova, non vuole, si prendono e si mandano in qualche centro di identificazione, non per le strade. O altrimenti questi benefattori che leggo, vedo, che invocano, se li portano a casa loro, sono in dieci uno a testa, se li porta a casa loro. E non, perché è facile parlare no? e poi eh, basta, la società dà anche troppo. Questi qui non hanno voluto Genova? Se ne vanno fuori dalle balle, tutto qua. Grazie Paolo. Grazie. Immigrazione a fronte degli attentati si attendono nuove misure di controllo per i soggetti che entrano nella comunità europea l'Italia da questi è la porta principale di entrata. Lei si conforti? C'è il terrorismo e c'è l'immigrazione clandestina, due concetti completamente opposti per qualcuno e che invece si intrecciano e come per qualcun altro. Gli attentati di matrice terroristica in Belgio, sommati a quanto avvenuto il 13 novembre in Francia, alzano il livello delle soglie di sicurezza europee e l'Italia, prima porta d'ingresso per i rifugiati o presunti tali di guerra, ricopre una posizione scomoda, molto scomoda. Questo perché gli sbarchi continuano ad avvenire e tra le persone in arrivo le forze dell'ordine dovranno in futuro selezionare chi scappa dai territori di guerra e chi invece viene per altri motivi figuriamoci poi se ci sarà il tempo di capire quale sarà la religione di ognuno dagli ultimi rapporti dei servizi segreti al parlamento emerge come il pericolo terrorismo non si radicherebbe tra i barconi dei richiedenti asilo ma chi dopo quanto sta accadendo in Europa può metterci la mano sul fuoco il presidente della regione del veneto Luca Zaia solo qualche settimana fa aveva commentato con queste parole il fermo di un imam somalo radicale ospite del centro per rifugiati di Campomarino in Molise. Siamo in presenza di un cocktail criminale che crea un substrato pericolosissimo caratterizzato da delinquenti veri, dice Zaia che tolgono speranza e aiuto ai profughi veri e da una situazione di caos generalizzato nel quale la responsabilità del governo è palese con migliaia di fantasmi che si aggirano sul territorio. Dopo i fatti del Belgio in molti a questo punto si chiedono se qualcosa cambierà anche nella politica migratoria di entrata nell'intera comunità europea, magari con un'unica regia comandata proprio da Bruxelles. La parola diciamo al rappresentante della Polizia, in questo caso al segretario nazionale del CONSAP, Stefano Spagnoli, merito all'emergenza. Sto incontrando i colleghi di questa realtà che come ter territoriale che è bellissima e i problemi sono quelli che purtroppo registriamo anche a livello nazionale. E nelle forze dell'ordine mancano 48.000 uomini, a Udine ne mancano circa 300, nella soltanto nella Polizia di Stato. E già questo è un numero che rende bene l'idea di quali siano le criticità della sicurezza. È evidente che eh, i vertici stanno lavorando al massimo, i vertici della Polizia di Stato Udinese. Eh, noi abbiamo un, una preoccupazione, ci sono dei problemi con i flussi migratori, sappiamo benissimo che alcuni paesi che confinano con noi stanno chiudendo le frontiere. E se ad oggi si riesce a gestire questo flusso migratorio che cosa potrebbe accadere qualora il flusso si riversasse completamente in Italia e soprattutto da queste frontiere? Per cui eh, l'appello che lancerò al Ministro è quello di prevedere un'emergenza che potrebbe essere attuale da qui a poco tempo. E, e non rischiare quello che invece già avviene a Lampedusa, al sud. Abbiamo il poi il migratorio da una parte, però dall'altra c'è sempre il terrorismo, dall'altra ci sono sempre le altre situazioni. Sì. Insomma, quindi... È proprio questo il problema. Oggi abbiamo il problema terrorismo. Se noi eh, pensiamo di poter eh, gestire un flusso migratorio eccezionale nel Tarvisio oppure comunque in questa realtà, certo è che non lo potremo garantire con 300 uomini in meno e se siamo 300 uomini in meno noi della Polizia di Stato ritengo che anche le altre forze dell'ordine soffrano le stesse carenze. Allora, rispetto a quanto è apparso sulla stampa locale oggi, il Comune di Udine smentisce in modo categorico di aver mai chiesto al liceo Stellini in alcuna forma di presentare autorizzazioni per l'esposizione dello striscione dedicato a Giulio Regeni. Non si può attribuire al Comune di Udine la responsabilità di aver fatto questo richiamo allo Stellini. Manifestazioni di libero pensiero non pubblicitarie si possono esporre liberamente come accade ad esempio quando ci sono iniziative degli istituti scolastici, scuola aperta 25 aprile. Poi dice effettivamente eh, c'è stata una comunicazione da alcune scuole da parte di un dipendente comunale in data 19 di marzo, relativa però ai cartelloni pubblicitari e quindi priva di alcun collegamento con la vicenda. Allora, parliamo di questo 22 enne afghano. Che è stato arrestato per violenza sessuale. Avrebbe violentato una degenza all'ospedale di Pordenone in servizio Alberto Comisso. Non si sarebbe trattato di violenza sessuale, bensì di un rapporto consenziente avvenuto in una condizione di disagio. Questo almeno secondo quanto ha raccontato Angelo Cassin, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. La Polizia di Stato di Pordenone aveva proceduto nei giorni scorsi al fermo, per reato di violenza sessuale aggravata, di un clandestino di origine afghana di 22 anni, senza fissa dimora, che nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove si trovava ricoverato per aver già molestato sessualmente in precedenza un connazionale, aveva violentato una giovane paziente ricoverata nello stesso reparto. Secondo Cassine, le cose non sarebbero andate esattamente così. Lo psichiatra, senza voler sentenziare nulla, a quello infatti ci penserà l'autorità giudiziaria, ha raccontato che i due si sarebbero appartati nei bagni, dove avrebbero consumato un rapporto sessuale. In un secondo momento, però, la ragazza avrebbe denunciato una violenza subita. L'amplesso sarebbe avvenuto lontano dagli occhi di medici, infermieri e personale di guardia, dal momento che, come evidenziato Cassin, i bagni sono sì divisi tra maschi e femmine, ma per raggiungerli c'è un altro in comune. Non video sorvegliato e tantomeno protetto. La ragazza è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per scongiurare l'ipotesi che sia stata infettata da malattie sessualmente trasmissibili. Due cittadini di nazionalità serba, 20-25 anni, con base a Pasian di Prato, Udine, sono stati invece arrestati dalla polizia al termine di indagini contro i furti nei centri commerciali e i negozi di Udine. Parliamo invece di un arresto eh, a Gorizia. Omar Costantini, sempre dalla redazione di Udine. Un cittadino sloveno è stato arrestato nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato nei pressi del casello di Villesse, in provincia di Gorizia. L'uomo di 58 anni è stato bloccato dagli agenti della quarta zona di frontiera, settore di Gorizia a bordo di un'autovettura con targa tedesca diretto in Slovenia. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che JP, queste le sue iniziali, era destinatario di un mandato di arresto ai fini estradizionali, emesso dalla Francia nel febbraio scorso in quanto responsabile di traffico di stupefacenti. L'uomo è stato pertanto tradotto presso la locale casa circondariale di Via Barzellini a disposizione dell'autorità giudiziaria. Furto ai danni invece dei due plessi scolastici a Pordenone. Nella notte ignoti sono entrati prima nella scuola per l'infanzia di fia Fiammeggiale, dove hanno rubato le monetine contenute nel distributore di bevande e successivamente si sono introdotti nelle primarie. Padre Marco Daviano di Via Noncello. Qui, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrati nella sala insegnanti senza però trovare nulla di loro interesse. Sta indagando la questura eh, di eh, Pordenone. Parliamo invece di truffa agli anziani. Questa volta è stato arrestato. Il protagonista Alberto Commisso. I carabinieri del radiomobile della stazione di Pordenone hanno arrestato in flagranza di reato Dario Zaghette, 44 anni, disoccupato di Pordenone, già conosciuto alle forze dell'ordine per reato di truffa aggravata in danno di persona anziana. L'attività dei militari dell'arma nasce dalla segnalazione di una vedova di 79 anni, residente in Viale Marconi, insospettita dalle ricorrenti richieste di denaro che a decorrere da inizio marzo un sedicente addetto del circolo di tennis cittadino le aveva in più occasioni presentato per saldare i debiti che il defunto marito avrebbe contratto, debiti poi risultati inesistenti l'uomo distinto e con modi garbati era riuscito a farsi consegnare in più riprese 1100 euro. Avviate le prime indagini, i carabinieri hanno accertato che Zaghette non operava per conto del circolo e che il defunto non risultava debitore. I conseguenti servizi di osservazione nei pressi dell'abitazione della donna e gli ulteriori elementi raccolti hanno consentito di concludere l'indagine ieri mattina, quando il truffatore si è fatto consegnare altri 200 euro, immediato l'intervento dei militari dell'arma che hanno così arrestato il malvivente. e la refurtiva. Giovanni Rancogna, il cittadino, ben ritrovato. Beh, sentito questo servizio: anziani sempre più vittime di balordi, come facciamo a difendersi? Ma innanzitutto dobbiamo svegliarci e alzare la testa anche. Piuttosto che essere vittime a testa bassa, conviene essere, non essere vittime a testa alta. Evidentemente la violenza negli anziani avviene in tutti i settori, in tutte le istituzioni e purtroppo anche in quelle pubbliche, laddove l'anziano dovrebbe essere accudito e assistito con dignità. Ecco, quindi la, la questione del, dell'anziano e del ruolo dell'anziano. Quando si dice il ruolo dell'anziano al centro del dibattito della società, deve essere un ruolo seriamente al centro. Non una finzione. L'anziano secondo lei è poco tutelato in questo periodo storico? In questo periodo storico soprattutto nella sanità. Nella sanità eh, si zoppica parecchio e mi spiace dover affermare che l'altro giorno nell'ospedale civile di Pordenone sia accaduto quel fatto al, al, al reparto di oculistica. oculistica. Ecco, Ho bene. visto tanti anziani arrabbiati, cioè eh, hanno introdotto il totem, cioè l'elimina code, ma hanno peggiorato il sistema. Ma certo, mancanza di personale, mancanza di personale professionalizzato, un reparto che è claudicante, che non può far. Noi vecchi abbiamo bisogno di un'assistenza quotidiana e i servizi sociali e sanitari devono mettersi in mente di dare prestazioni serie, puntuali. Ma faccia il puntuale, dal momento che le prestazioni vengono erogate a distanza di mesi e mesi. Ecco, questo soprattutto un'ulteriore umiliazione ai cittadini che poi si la ciappa eh, con gli ammalati. Ma non è possibile. E quindi? Vecchio, alza la testa, che il potere te la rompe. Grazie come sempre. A Giovaniera, un po' di cittadini. Noi abbiamo celebrato invece con rito civile alle 10 di sabato nella piazza centrale di Venzone i funerali di Elisa Vale, nella studentessa friulana vittima. Dell'incidente del pullman in Catalogna lo ha reso noto Fabio Di Bernardo, sindaco del paesino eh, di 2200 abitanti, del quale Lisa era originaria. Anche la famiglia Vale rientrerà domani dalla Spagna. La salma della ragazza giungerà all'aeroporto militare di Pisa e sarà poi trasportata in carro funebre a Venzone dove verrà custodita eh, nell'obitorio. Caso 90, nella cucina di eh, Freddy Sorgato c'era del sangue e abbiamo qui il servizio di Alessia Conforti. Sangue nella cucina di Freddy Sorgato. I composti organici trovati dalle rilevazioni delle forze dell'ordine vanno in quella direzione. Stando ai risultati del primo test eseguito dalla biologa dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Luciana Caenazzo, le tracce rinvenute nell'abitazione di via Sabioni non lascerebbero dubbi. Da capire ora se è comparabile con il DNA di Isabella Noventa, la segretaria di 55 anni di Albignasego scomparsa lo scorso 15 gennaio. Se confermato il giallo è ad una svolta, visto che al momento il corpo della donna non si trova e le ricerche sono state sospese. Il cadavere, secondo chi indaga, non è nel Brenta. Questa mattina intanto il pubblico ministero Giorgio Falcone si è recato al carcere Due Palazzi di Padova per interrogare l'autotrasportatore nel pomeriggio alle 15. È stata la volta di Deborah Sorgato, ascoltata al carcere femminile di Montorio, Veronese. Entrambi sono accusati di omicidio premeditato e sono stati messi sotto. Sotto torchio dagli inquirenti del gioco erotico finito male nessuno ovviamente continua a credere la loro versione non convince gli investigatori ma senza un riscontro concreto le cose non cambiano con il sangue in cucina però Freddy potrebbe essere messo alle strette una volta per tutte rivelando retroscena e dettagli finora ancora tenuti in riserva allora da dire che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Freddi Sorgato, indagato per la morte di Isabella Noventa durante l'interrogatorio ehm, che si è tenuto questa mattina nel carcere di Padova, alla presenza del pubblico ministero Falcone e del capo della squadra mobile della questura di Padova, Giorgio Di Murno. A confermarlo il suo avvocato difensore Massimo Malipiero. A Verona è previsto anche l'interrogatorio di Deborah Sorgato, sorella di Freddi. Anche lei indagata. Eh, indagata. Allora, eh, eh, domani Giallo. Esce con articoli non soltanto dedicati ovviamente alla vicenda di Isabella, è stata stordita e poi uccisa a cortellate, ma anche alla, alla, alla vicenda di Giosuè Ruotolo e di Maria Rosaria Patrone. Eh, tra l'altro, dice insomma, che eh, prima del duplice omicidio Ruotolo cercò di comprare una pistola su internet, ma questo l'abbiamo detto anche noi insomma, più, in, più, in più occasioni. Eh, quindi, domani è giallo entra nel, di dentro della, della, della questione. Allora, io proseguo il giornale, corruzione internazionale per la Pilosio, si muove la procura di Udine, Omar Costantini. Soltanto qualche settimana fa, a fine gennaio, un repentino e inaspettato cambio ai vertici della Pilosio aveva visto l'uscita di scena di Dario Rostein, Presidente e amministratore delegato dell'azienda di Tavagnaco dal 2010. Ieri, una perquisizione della Guardia di Finanza di Udine ha interessato la sede dell'azienda, Feletto Umberto. Le Fiamme Gialle avevano perquisito anche le abitazioni degli ex amministratori, sequestrando materiale informativo, pc e documenti. Le perquisizioni sono state autorizzate nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Udine per ipotesi di corruzione internazionale. Sotto la lente della Procura Friulana sarebbero finiti alcuni appalti all'estero. In questo. Eh... Questo paese no? è, è incredibile come eh, delle accadono de delle cose incredibili. Eh, vi ricordate quel, quel giovane Pordenonese? Che oramai è, è, è incredibile: cioè, non passa un, un mese, due, tre, che gli sequestrano il cane, il quattro zampe. Scimanga un tumba, cittadino italiano. E vabbè, cittadino italiano, vent'anni, risiede a Pordenone, in via fiamme già alle sette. Pensate che oggi, per la settima volta, no, non una settima volta, la polizia ha deferito in stato di libertà la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone questo signorino, non lui magari, quello, quello lui è stato portato via dalle mani di questo qua, eh, per maltrattamento di animali. Nel pomeriggio odierno è stata presentata presso l'ufficio della Questura una denuncia per ripetuti maltrattamenti e danni di un cane meticcio da parte del proprietario dell'animale. L'attività di indagine, immediatamente avviata dagli agenti della squadra volante, ha permesso di confermare i maltrattamenti subiti dall'animale. Su disposizione della competente autorità giudiziaria, il cane è stato sequestrato e, con l'assistenza del personale del servizio veterinario, l'associazione, in filo di testo, condotto presso l'idonea struttura La Cuccia, sita in Azzano Decimo. Allora, dico, ma è mai possibile che questo qui ogni qualvolta li sequestra quattro zampe e riesca a trovarne un altro e nessuno intervenga. Cioè, io capisco che il papà è impegnato ad accogliere i clandestini in qualche associazione, capisco, il papà è impegnato in quella opera meritoria, capisco anche la mamma, però dico questo qui è abbandonato no? e non è la prima volta che dai in escandescenza, bisogna dirle tutte le cose perché altrimenti ci prendiamo in giro eh, ci prendiamo in giro, allora come si è capaci di puntare il dito nei confronti di qualcuno che magari fuma lo Spinello? Allora, diciamo anche come stanno le cose in questo soggetto che, per quanto mi riguarda, eh, doveva essere messo in condizioni di non nuocere acqua agli altri eh, e soprattutto ai quattro zampe. Eh, ai quattro. Comunque è il settimo quattro zampe che gli viene sequestrato. Eh. Guida con un tasso alcolico di 7 volte superiore al limite di legge, veneziano rischia di provocare una strage in provincia di Padova Alessio Conforti Forse poteva accadere una strage, ma il fatto ha voluto che negli attimi della fuoriuscita del veicolo dall'asse stradale non vi fosse nessuno. Un veneziano di 41 anni è stato sorpreso dalla polizia stradale con un tasso alcolico di oltre 7 volte il limite consentito dalla legge. Si era messo al volante dell'auto incurante delle condizioni in cui si trovava. Il fatto è avvenuto diversi mesi fa, ma solo oggi sono stati resi noti, a seguito di tutti gli esami richiesti dalla legge, gli esiti dei controlli a cui il soggetto si era sottoposto assieme ad un amico. Quest'ultimo di Fontaniva invece procedeva in sella alla sua bicicletta. Il primo era uscito di strada senza coinvolgere altre auto mentre il secondo era caduto al suolo riportando ferite personali. Dagli specifici accertamenti sanitari che hanno portato alla denuncia di entrambi per guida in stato di ebbrezza è emerso un qualcosa di davvero eccezionale. Il ciclista è stato trovato con un valore alcolemico pari a 2,93 grammi per litro Quasi cinque volte il limite consentito per legge, mentre l'automobilista con 3,92 grammi per litro, ovvero ben sette volte il limite. Per il conducente dell'autovettura è scattato anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca. Gli è stata ritirata la patente per la sospensione da uno a due anni e contestata la sanzione di velocità non commisurata e perdita del controllo. Si trova ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Caffoncello a Treviso la trentenne residente a preganziola affetta da una forma batterica di meningite. Grazie al lavoro dei sanitari le sue condizioni non pregiudicherebbero la vita. Si trova sotto osservazione ma in condizioni di lento miglioramento. Familiari e amici sono stati già sottoposti a profilassi. I primi sintomi sono fatti sentire con forte mal di testa e febbre alta. Rimaniamo in tema di sanità con l'amico Giovanni del Bank, medico forense parliamo di diritti a questo punto dei morenti. Sì, però quindi una piccola introduzione. Nella nostra realtà il servizio sanitario regionale è regolato da leggi, da delibere. Ogni anno vengono deliberate linee per la gestione del servizio sanitario, che ovviamente sono uno sviluppo in continuità con la pianificazione degli anni precedenti. Merita però l'osservazione, come vediamo anche sull'immagine, che non è solo il piano sanitario, ma sono anche di linee di indirizzo sociosanitarie. Un obiettivo per l'anno 2016 è quello di consentire la possibilità di morire a casa e questo obiettivo contribuisce anche a riconoscere, se raggiunto, un piccolo incentivo economico ai direttori generali, ma come per dire focalizzare l'importanza che la Regione dà a questo. Con questo indirizzo la Regione vuole quindi cogliere positivamente alcune indicazioni che nel mondo sanitario e sociosanitario sono importanti già da più di 15 anni. Per esempio la Fondazione Floriani ha elaborato nel 1997 una carta dei diritti dei morenti e individuando come un momento importante quello di poter morire e avere l'assistenza nell'ambiente desiderato. Penso che il dove morire sia una possibilità che debba essere fatta, data al cittadino, riconoscendogli eventualmente che questo possa essere anche contenuto delle sue direttive anticipate, il classico eh, testamento biologico. Il morire a casa può creare molti problemi. Ma questi potrebbero essere ridotti se vi fossero, e qui l'impegno per i direttori generali, servizi di assistenza medico-infermieristica in grado di fornire alla famiglia mezzi materiali e supporto psicologico. La scelta del dove morire rientra negli interessi che la società civile dovrebbe garantire al cittadino, anche quella di morire a casa per propria scelta, non perché l'ospedale ti dimette semplicemente dicendoti che ormai... Non c'è più nulla da fare. Grazie quindi a Giovanni Del Delvain. Grazie veramente a Giovanni e noi proseguiamo il giornale. Rotoballe a fuoco, paura in via Barcicia Porte in servizio con Alberto Commisso. Non c'è? No, no, eh, se... c'è il servizio Rotoballe, sì, lo vedo. Andiamo. Sarebbe stata una scintilla partita dalla flex utilizzata per tagliare un pezzo di ferro all'origine del rogo che questa mattina ha distrutto il finile dell'abitazione al civico 11 di via Barcis a Pordenone. Erano le 10 circa quando Claudio Denardi, pensionato di 66 anni per 30 anni dipendente dell'ATAP, si era messo al lavoro, come spesso usa fare nel proprio tempo libero, curando alcune delle sue passioni, come quella per i cavalli ricoverati all'interno della stalla che nel fine settimana è solito cavalcare in compagnia degli amici. Denardi stava usando la Flex a debita distanza dal fienile, quando, probabilmente a causa del forte vento, una scintilla ha incendiato una delle 20 rottoballe sistemate vicino alla stalla. Presto le fiamme hanno avvolto tutto il fienile, distruggendo anche il tetto della stalla, mentre una densa nube nera veniva percepita a distanza di alcuni chilometri. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone, che hanno lavorato per più di tre ore prima di domare il rogo. Non so se c'è l'ospite, eh, abbiamo parecchi ospiti questa sera, velocizziamo il tutto, grazie. Fiorin, assessore comunale a Concordia Sagittaria, un eh, comune che purtroppo è stato teatro di numerosi abbandoni abusivi di rifiuti, i cosiddetti furbetti del rifiuto. Fiorin, cosa succede a Concordia? Beh, purtroppo da qualche settimana riceviamo continue segnalazioni di, di abbandono di rifiuti, soprattutto nella zona dell'Hong Kong, che è molto periferica. E effettivamente non capiamo intanto perché, perché basta una telefonata all'ASBO, i numeri ci sono dappertutto, abbiamo il calendario a casa, ci sono i siti internet. E i rifiuti vengono raccolti gratuitamente, se uno ha un rifiuto particolare, speciale, basta che telefoni all'ASBO e vengono raccolti gratuitamente. Lasciarli così, al di là che quello è anche un reato, è un reato che per cui, se uno viene comunque peccato, esatto, può avere delle grosse, grosse sanzioni. Ma è un costo per la comunità perché quando noi chiamiamo come comune o noi, i nostri vigili, il nostro polizia locale, l'asbo per accoglierli, il costo viene addebitato al comune. Per cui, perché dobbiamo pagare tutti una cosa che potrebbe essere fatta gratuitamente? Basta una telefonata, diciamo, non riusciamo a capire perché ci sia questo tipo di situazioni Diciamo che l'inciviltà purtroppo regna sovrana da eh, tanto tempo, Fiorin: c'è anche da dire che tante volte sono dei materiali di tipo edilizio, magari che arrivano da qualche comune confinante piuttosto che magari anche dal vicino fiore Venezia Giulia chi può dirlo insomma? Sì, purtroppo abbiamo anche, questa, anche noi questa sensazione che qualche volta può capitare che arrivino da, da altre realtà. Eh, eh, potenzierete i controlli? Sicuramente sì, eh, l'abbiamo anche un po' detto così in, in varie situazioni pubbliche, eh, chiaramente se il cittadino ci dà una mano, qualsiasi segnalazione può essere utile per magari fermare questo, questo, questo scempio. Bene, quindi segnalate sempre tutto alle forze dell'ordine la lotta al furbetto del rifiuto, eh, quindi... Anche anche a Concordia, eh, continua, linea che può tornare alla redazione centrale. Il ministro invece, Enrico Costa, ha fatto visita quest'oggi al polo tecnologico di Pordenone, e allora per noi c'era Alessio. Eh, Alberto, Comfo, Alberto Comisso. Ministro, allora che impressione ha avuto del Polo oggi? Beh, è stata una visita rapida ma una visita molto interessante. Mi ha consentito di assorbire quelle che sono eh, le vivacità di quest'area, di questo territorio e soprattutto le prospettive. Eh, c'è una grande attività di studio, c'è una grande attività di ricerca e eh, io sono convinto una grande attività di incrocio di esperienze, scambio di esperienze e recipro collaborazione reciproca E questo immagino che sia un obiettivo e quello che è importante è che il i vari livelli istituzionali supportino queste attività. Non c'è il livello istituzionale che opera da solo, non c'è la ricerca che opera da solo, è necessaria una combinazione, è necessaria una forte collaborazione. La sfida più importante? Ma è chiaramente quella di svilupparsi, quella di radicarsi, quella di raggiungere dei risultati, quella di intercettare delle risorse per svilupparsi sempre di più e quindi anche quella di accreditarsi in modo forte rispetto ai vari livelli istituzionali. Mi pare che questo sia già stato fatto, c'erano oggi vari livelli istituzionali eh, che conoscono bene questa realtà, eh, chiaramente occorre che tutti investano sullo sviluppo e eh, diciamo, su quelle che sono le prospettive che oggi mi sono state evidenziate e mi sono state raccontate, perché già oggi ci sono dei risultati e penso che nel futuro potranno essercene ancora di più forti. Allora, ringraziamo, abbiamo Roberto Ceraulo, il sindaco di Sacile. Beh, il ministro Costa, prima di recarsi al polo tecnologico, ha fatto visita anche alla sua città. Eh, vi siete scambiati qualche parola? Che impressione ha avuto di questa visita? Beh, lui sindaco? ha pernottato in città, quindi ha attraversato la piazza ed è venuto a, in, a visitarci in municipio. E abbiamo avuto modo di rappresentare al ministro, un po di tratteggiare un affresco della nostra città, che lo ha colpito, come tutte le persone che vengono a visitare Sacile per le qualità del paesaggio, insomma l'impatto del centro storico è sicuramente molto piacevole, ma al di là quindi di una, di una breve carrellata sulle dinamiche e sul profilo socio-economico della nostra realtà, abbiamo avuto modo anche, ho avuto modo anche di sottolineare alcune questioni che eh, lo riguardano, che lo devono investire direttamente come esponente del governo, perché eh, ho avuto già modo di spiegare anche di fronte alla eh, vostra emittente. Che il patto di stabilità, che sembrava superato, in realtà è stato addirittura rafforzato dai bilanci armonizzati previsti nella legge di stabilità. Allora succede che per degli effetti di, di, di contabilizzazione particolare è in corso un'avvertenza molto forte tra lanci eh, a tutti i livelli, quindi l'associazione dei comuni e il governo, perché sia, eh, siano allentate eh, queste norme e che permettano praticamente di smaltire il pregresso. Ci sono finanziamenti fermi che giacciono nella cassa dei comuni che è giusto mettere in moto, mettere in campo, oltre che per realizzare i programmi che erano stati manifestati agli elettori, anche per rianimare l'economia e soprattutto l'occupazione. Sindaco sì, avete parlato difficile. anche di, di utili queste unioni sì, territoriali era comunali? Ovvio che così fosse perché il Ministro si occupa anche di queste questioni. È evidente che il tema dei comuni e dell'associazionismo è un tema aperto. E certo è che rispetto alla visione delle UTI ecco, mi è sembrato di capire che anche lui sia più favorevole ad una autodeterminazione da parte dei singoli, dei singoli enti. Oggi come sa il TAR tra l'altro ha rinviato al, al 26, al 26, riunendo 26 maggio, sì, riunendo tutti i ricorsi. Bene, grazie Sindaco. Grazie allora, a voi. ieri sera a giorni di dibattito il Consiglio Comunale di Polone ha approvato invece il nuovo piano regolatore generale comunale con 24 voti a favore, 6 contrari ed un astenuto. Il piano regolatore generale comunale che sostituisce il vecchio piano redatto trent'anni fa, richiesto due anni e mezzo di lavoro, coordinato dal settore pianificazione del eh, comune. Ehm, il documento è stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale dall'assessore competente Martina Toffolo: due giornate di intenso lavoro e poi l'approvazione. Consigliere Comunale, ma, candidato a Sindaco, poi con la lista Giannelli, Franco Giannelli, appunto. Ben ritrovato quindi a Giannelli, abbiamo parlato quindi, ha sentito il, il direttore. Si è parlato di piano regolatore che va, il nuovo che va a sostituire il vecchio. La soddisfa quello che è stato approvato? E se sì, cosa cambia rispetto al passato? No, anzi, cambia rispetto al passato il fatto che viene completamente congelata la città. Primo, hanno speso il 70% in più è partito con 143 mila euro è finito oltre quasi 250 mila questo la gente non lo sa sono dei cittadini ma come mai mh, si parte con un budget 140 mila e poi si arriva fino a 250 mila perché non erano previsti degli incarichi aggiuntivi non erano previste delle spese di indagini geologiche solite cose fatte così tanto per fare il piano regolatore ha una visione completamente, io l'ho chiamata bolscevica talebana, cioè ha ah, escluso la partecipazione del privato dalla trasformazione della città. Guardate bene, io non sono per occupare e fare ancora cemento, io dico che dobbiamo, soldi non ce ne sono più, è inutile che ci giriamo attorno. Il comune deve fare un piano che inviti la libera iniziativa, il privato, la voglia di fare a venire in città a costruire, senza di questo non andremo da nessuna parte. Città, eh, Gianelin Perdoni, che ha bisogno essere, di essere anche rivitalizzata con delle iniziative importanti. Sì, eh, in... Se diventerà sindaco da dove partirà? Partirò da quelli che io chiamo come il Grande Aldo Rossi il locus della città, i fatti urbani. Ci sono alcune aree strategiche che sono i, i volani, i punti dove la città ricomincerà a crescere. Le caserme, eh, l'ex Amman, il Bronx, Piazza della Motta. Mancano i parcheggi per il centro storico, hanno fatto una politica dove non esiste Quindi il centro tutto storico. Non è giusto la rifare? No. O gran parte. Io ieri ah, mi sono espresso in un modo forse un po' così, però se sarò sindaco prenderò quel piano e lo butterò fuori dalla finestra. Per <ride> da poi lei, architetto, riuscirà anche a gestire. No, no, però io non farò di sicuro l'architetto perché ci sarà sicuramente un assessore deputato, però senza il privato non si va da nessuna, nessuna parte. parte. Su, questo, su questo non ci piove, se eh? no torniamo ai tempi del, del CUS di antica <ride> memoria. Eh? Grazie. Grazie. allora l'assemblea dei sindaci dell'ambito urbano 6.5 sta invece convocata per giovedì 24 marzo alle 15 nella sala giunta del municipio, quindi domani all'ordine del giorno la modificazione dei due allegati del regolamento unico di ambito con la sintesi dei lavori? Del gruppo tecnico politico e riordino organizzativo del settore 3, riferito all'ambito e il monitoraggio dei gruppi di cammino per l'anno 2015. Abbiamo Sergio Gerin, Comitato dei risparmiatori, e quindi andiamo subito i due minuti, grazie. Sì, Avvocato, ben ritrovato innanzitutto. Non parliamo più, lasciamo Buonasera. stare un attimo il discorso Banca Popolare di Vicenza e andiamo ad analizzare i problemi che riguardano Veneto Banca. Quali? Certo. Eh. E Veneto Banca è l'altra banca della nostra zona che ha avuto questa grande crisi. La nostra associazione non solo si è occupata, come anche in queste, in, questa, in queste trasmissioni abbiamo parlato, non ci siamo solo occupati di Banca di Vicenza, ma anche di Veneto Banca. Abbiamo diversi associati che ehm, sono stati truffati perché? perché negli ultimi anni Veneto Banca ha emesso, per esempio, delle obbligazioni convertibili illiquide che ha collocato. In maniera selvaggia ai propri clienti, senza avvisare dell'illiquidità del titolo, senza avvisare che non poteva essere venduto e sostanzialmente disattendendo quello che è una circolare console ben del 2009, quindi anche risalente, che impone, ai, impone ai, agli intermediari di specificare eh, che si tratta di un titolo illiquida quando viene venduto uno di questi, di questi titoli. E abbiamo a tal proposito da pochi giorni, da qualche un paio di settimane, una quindicina di giorni, una sentenza del gran giurì bancario che dà ragione a due investitori di Veneto Banca. Ma altro non fa che, conserva, che confermare un vecchio provvedimento del 2014 in tema di titoli liquidi sempre dando ragione al risparmiatore. Quindi anche in questo caso eh, si può fare causa, si può vincere e si può avere il ristorno di quanto pagato per l'investimento. Quante persone, quanti clienti diciamo più... della Veneto Banca per il momento si sono rivolti a voi o a lei in no, particolare? Eh, dunque, come, come associazione abbiamo circa sei eh, investitori, eh, un, un numero un, un più ridotto rispetto a Vicenza. però adesso si stanno rendendo conto che anche Veneto Banca è stata una di quelle banche ladrone che ha fatto il suo nel nostro territorio. Grazie, come sempre, l'Avvocato. Grazie, a voi. Grazie ancora. Allora andiamo a vedere cosa ci riserva invece il tempo con Arturo Puccillo. Grazie Arturo buonasera a tutti, situazione meteorologica condizionata dalla presenza di una depressione che però si va spostando verso Levante. Quindi la giornata di domani vedrà un miglioramento, con c'era in genere poco nuvoloso su tutta la regione. Ma l'instaurarsi di correnti settentrionali che seguono questa depressione e che apporteranno correnti un po' più fresche in quota alla nord potrà determinare qualche nuvolamento temporaneo in giornata che potrebbe anche localmente dar luogo a qualche precipitazione o qualche rovescio, ma la probabilità rimane comunque piuttosto contenuta. Temperature in calo le minime, tra 2 e 5 gradi sulla pianura e intorno ai 6 gradi sulla costa, le massime rimangono intorno ai 15 gradi. 16 gradi sulla pianura, un po' più basse, 13 circa sulla costa zero termico, 1300-1400 metri in montagna. La giornata di eh, dopodomani, venerdì, dovrebbe mh, vedere la eh, presenza di correnti sud-occidentali negli strati di dell'atmosfera che possono portare qualche nuvolamento, in un secondo di variabilità, ma tutto questo è subordinato alla mh, presenza di un flusso nord-occidentale che contiene appunto aria po' più calda in quota che appunto mh, determina questa risposta sud occidentale negli strati bassi. In realtà questa situazione ancora non è chiara, quindi diamo lo scenario che è più probabile, che vede appunto c'è genere variabile, con un po' più sole sulla costa, un po' più di nubi invece sulla fascia prealpina. Temperature stazionarie, le minime, ancora abbastanza fresche in pianura intorno ai 3 gradi. 4 gradi, eh, appunto, i valori di primo mattino, e le massime scendono un po' intorno ai 14-15 gradi in pianura, 12 circa sulla costa. Per ora è tutto. Grazie ad Arturo Puccillo, il nostro tecnico Osmer Arpa. Noi invece abbiamo Renzo Muzin, che è candidato a sindaco per la lista Salviamo Pordenone. Hai sentito prima Giannelli nuovo piano regolatore generale. Se fossi io sindaco, lo stralcerei subito. Eh, qualora lei diventasse il, il sindaco di Pordenone, cosa farebbe per rilanciare la città? Grazie e buonasera. Allora, stiamo lavorando sul programma, abbiamo iniziato eh, questa settimana e la settimana scorsa a lavorare sul nostro programma che presenteremo a breve. Cerchiamo e vogliamo fare un programma semplice di pochi punti, una decina di punti, ma che siano fattibili, che siano veri, che siano comprensibili dalla gente. Vogliamo col nostro programma fare delle cose che siano fattibili per la città per cambiare questa città in meglio. Vogliamo insomma arrivare al cuore dei cittadini per cambiare Pordenone, per fare in modo che Pordenone sia una città più bella, più vivibile, anche con quello che è successo, l'attentato che è successo, insomma, immigrazione, sicurezza, eh, commercio sono dei punti sicuramente importanti del nostro programma che abbiamo Ecco, prendiamone uno, il commercio, tanti commercianti insomma, si lamentano che il centro eh, è spesso vuoto, gli affari non vanno a gonfie vele come invece dovrebbero andare, ecco, la ricetta muzzendo da questo punto di vista qual è? Allora, noi abbiamo un progetto anche per il commercio, per rilanciare il commercio, a breve presenteremo il nostro programma e in quell'occasione eh, chi? Vorrà ascoltarci, lo invitiamo a partecipare. Ancora non abbiamo fissato la data perché ci stiamo lavorando tutt'oggi, siamo al lavoro su questi punti, ma sarà una cosa che sicuramente lanceremo breve. Girando per Prodenone, gli esercenti commercianti cosa le chiedono maggiormente? Beh, i punti che chiedono sono quelli che eh, anche l'anno scorso ci chiedevano: sicurezza, far ripartire il commercio. E sono i punti cardine insomma, di, per rilanciare questa città. È una tassazione minore? Tassazione minore, le tasse, abbiamo anche lì abbiamo dei punti per andare ad aiutare il commercio, sicuramente le tasse sono dei, uno dei punti per cui questo commercio non riesce a ripartire. Grazie come sempre, grazie. 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 Dicevamo prima dell'Uti, la fretta è cattiva consigliere, la decisione del TAR di unificare i procedimenti sull'Uti dimostra che qualcosa da vedere in quella riforma se c'era e c'è. Capogruppo dell'Etonomia, responsabile del Consiglio regionale Renzo Tondo, commenta la decisione del TAR e stigmatizza la fretta della Giunta. Più volte, ha commentato Tondo, avevamo invitato la Presidente Seracchiani e il sua palantina ad aprirsi al confronto costruttivo, lavorando per trovare una mediazione con gli enti locali ricorrenti. Ma la Giunta, dice Tondo, ha preferito non ascoltare e tirare diritto, rischiando di andare a sbattere. Purtroppo eh, mi sembra che stia accadendo ciò che avevamo previsto. Simone Polesello. Ritrovato dunque a Polesello, eh, Muzzin ha toccato il tema eh, sicurezza, è un tema molto caldo e soprattutto eh, centrale di punta per voi della Lega. Come vi muoverete per Pordenone? Beh, sicuramente eh, il tema della sicurezza è un tema che come Lega eh, portiamo avanti da molto, al quale ci teniamo e sicuramente eh, inseriremo parecchi particolari all'interno del programma che sarà concordato con il nostro candidato sindaco. Alessandro Ciriani. Ad esempio, una cosa nuova che veniva fatta anni e anni fa a Pordenone è il vigile di quartiere, quella figura che viene ammessa eh, nei vari quartieri proprio per eh, stare sul territorio, presidiare il territorio ed avere un punto di riferimento per eh, i residenti, non solo del centro, al quale fare, fare riferimento e poter eventualmente avvisare in tempo reale di qualunque situazione si possa trovare. Eh. Lei, Polesello, è un giovane, girando per la città cosa le chiedono maggiormente i giovani? Ma, eh, sicuramente il tema che dovremmo toccare sarà il tema della movida, il tema del... Un incontro che un lungo discusso, eh, sicuramente okay. sì, eh, dovremmo <coughs> fare, dovremo prendere le esigenze dei residenti nel centro e le esigenze dei giovani, perché sinceramente non possiamo permetterci eh, di eh, portare i giovani fuori dal centro svuotandolo ulteriormente, ma non possiamo neanche permettere che eh, la movida si protraga fino a ore, e ore tarde della de notte. Quindi sicuramente dovremmo trovare un punto di incontro, lo stiamo facendo, eh, sto girando personalmente. Anche eh, in centro a Pordenone per capire quali possono essere le esigenze sia dei giovani che dei residenti, e vi posso assicurare che ci sono molti spunti che eh, potremo porteremo avanti e che eh, sicuramente troveremo un punto di incontro. Come Lega eh, stiamo facendo dei, dei gazebi, siamo già al secondo, vi posso dire che la Lega non è in crisi, la Lega è perfettamente in linea e eh, tutti i militanti hanno rifatto la tessera, compresi i sostenitori e se ve lo dico abbiamo già 10 nuovi tesserati sostenitori per An Pordenone. Anche se l'ultimo mal di pancia è di, di malapiccina. L'ultimo eh. mal di pancia riguarda Mara Piccino in che senso? Mara Piccino fa parte de, de non della Lega no, e no, noi vabbè, come lega, lega andiamo avanti lo stesso Anzi, no. è uscita perché non poteva più entrare nella Lega Sicuramente non, fatta, non no. sarà in lista con la Lega beh. Bene Grazie Beh, su questo penso proprio di no, no. Appunto no. Eh beh ci mancherebbe, insomma, visto quanto è accaduto, poi no? la coerenza è una sola. Allora, andiamo, grazie, con l'altro ospite. Vi ricordo che tra la prima e la seconda edizione del telegiornale c'è Civico 37. E questa sera, tra l'altro, andremo a proporvi un documentario dedicato ai dittatori, visto che si parla tanto di Gheddafi, no? Vi ricordate? Partiamo e uccidiamo Gheddafi e tutti i politici, compresi la sinistra. Sì! E ora vediamo che fine è. Ha fatto la Libia, per non parlare dell'Iraq, andiamo e bombardiamo in Iraq, eh, tutti pronti, vediamo che fine ha fatto l'Iraq, e per non parlare di tante altre situazioni incredibili. Allora, io mi sono dilungato un secondo per far sedere l'ospite, prego. Si, abbiamo Ennio Brusadino, un altro componente diciamo così, della lista Salviamo Pordenone. Beh, eh, la centralità del programma, vi ha sentito prima Muzzin, sviscerare sui temi eh, della sicurezza e anche del commercio, del rilancio. Un altro tema particolarmente caldo sul quale state lavorando, qual è? Ma, eh, stiamo cercando di portare eh, lo sviluppo economico eh, a Pordenone. Con, eh, stiamo studiando delle iniziative sui capannoni vuoti che ci sono nell'interland del Pordenonese per essere attrattivi più che altro per eh, sia giovani imprenditori che eh, altri imprenditori che vogliono venire da fuori provincia a fare impresa nel, eh, nel circondario di Pordenone, per ricostituire quella, quel tessuto economico che ha sempre caratterizzato questa città. Secondo lei il mondo dell'impresa e dell'industria o anche dell'artigianato, diciamo così, è in crisi a Pordenone se sì, per quale motivo? Beh assolutamente sì, perché i motivi sono vari, non sono solo non sono solo pordenonesi i motivi di questa crisi, sono un po' nazionali e internazionali. Però eh, quello che possiamo fare, noi dobbiamo mettere in campo tutte le forze e tutti gli sforzi. Eh, che il Comune e il Sindaco può mettere per eh, rinvigorire questa economia che è attualmente pesantemente in crisi in, tutta, in tutto il mondo. Rosadini, lei è un fuoriuscito dalla Lega Nord, è confluito nella lista Salviamo eh, Pordenone, esatto. perché i cittadini dovrebbero esprimere la loro preferenza per voi? Assolutamente perché abbiamo un programma innovativo che porta a sviluppare Pordenone eh, da un punto di vista che non è il solito punto di vista di tutti gli altri programmi perché abbiamo un, sindaco che è un candidato sindaco che è molto capace e molto motivato soprattutto e, e viene non da una carriera Bene. antica politica Bene. ma è una novità assoluta. Insomma. Grazie come sempre. Grazie sera. Allora eh, c'è l'ultimo ospite, ospite eh, che appunto fa eh, il nostro comisso eh, e poi il comisso dà linea alla regia per il servizio e eh, il proseguo del eh, giornale. Allora vediamo se riusciamo a partire velocemente, eh, perché Pietro. siamo in ritardo di tre minuti. Prego. Sì, abbiamo Pietro Topeano che è della. Eh, lista candidata sindaco, appunto, che porta con la candidatura sindaco di Alessandro eh, Ciriani. Ben ritrovato. Innanzitutto, non abbiamo parlato con gli altri candidati sindaci o esponenti del problema del sociale. Voi cosa state facendo e cosa farete per il sociale? Sì, Torniano. grazie. Eh, un saluto ai telespettatori. Innanzitutto, noi il programma ce l'abbiamo. È un programma corposo che abbiamo elaborato ormai da circa otto mesi, siamo arrivati a fare 80 pagine, vi preghiamo di leggerle, l'abbiamo messo online, è un programma che ha affrontato tutti i temi che abbiamo in questi mesi girato, abbiamo affrontato nei quartieri, quindi i problemi della sanità, i problemi del sociale, i problemi della città più bella, la città più bella che inizia ad essere bella proprio dalle piazze, dai salotti che accolgono la gente, una città più viva, una città più sicura, una città che dia veramente il, il, la possibilità di esprimersi ai giovani, una città per i giovani, che sia nel, nello stesso tempo una città che dia agli anziani la possibilità di vivere tranquillamente con quei punti di aggregazione a livello dei quartieri che facilitano proprio la loro possibilità di andare sia ad avere dell'assistenza sanitaria, ma sia anche ad avere delle altre assistenze. Per il sociale è importante, noi abbiamo una città in cui non è solo... I profughi o gli immigrati, non sono solo i profughi o gli immigrati un problema sociale, sono tutte quelle centinaia di famiglie che vivono ai margini, che non riescono ad arrivare a fine mese. Non è previsto un bonus, un qualcosa? No, non noi abbiamo visto? previsto proprio un emporio della solidarietà, un'aggregazione in cui il comune, assieme a tutte le associazioni di volontariato, al mondo civile, al mondo dell'imprenditoria, permette proprio lo sviluppo di una, di una solidarietà che sia una solidarietà che faccia integrare questa gente, che sono centinaia e centinaia di famiglie che vengono assistite a livello appunto della Caritas, della San, Fran della San Vincenzo, della, della Chiesa Evangelica di Padre Emilio e che tuttora vivono nell'anonimato. Noi vogliamo che questa gente ritorni Bene. ad essere sì, Pordenonese. Grazie a tutti. Pietro sì, Topaiano, grazie. Prego direttore. Allora, eh, ora c'è un breve servizio e poi la linea passa alle altre redazioni del eh, eh, Friuli e del Veneto per le altre notizie. Tra la prima e la seconda edizione del telegiornale, Civic. 37 grazie ancora rimanete con noi Oltre 10.000 pratiche ricevute e gestite online in poco più di due anni, con una media di 593 pratiche al mese. Sono i numeri essenziali del sistema telematico regionale dello sportello unico attività produttive, SWAP in rete, che consente ad un imprenditore, ma anche ad un cittadino che aspiri a diventarlo, di assolvere in modalità telematica tutti gli adempimenti necessari alla propria attività. Le procedure telematiche del portale che la Regione mette a disposizione gratuitamente sono utilizzate da 136 comuni del Friuli Venezia Giulia per una copertura del 61% della popolazione residente. Su App in Rete si inserisce fra i progetti acceleratori dell'agenda digitale regionale e uno degli strumenti innovativi a supporto della riforma degli enti locali e consente fra l'altro ai comuni di gestire interamente le procedure di loro competenza in modo automatico, semplificando gli iter per le autorizzazioni e le certificazioni ed accelerando i tempi di risposta forniti ai cittadini. Ben ritrovati, gentili amiche e amici, per la pagina informativa di TPN per quanto riguarda il Friuli e il l'Isontino. Accanto a me Ernesto Pezzetta, segretario regionale della destra. Tra poco con lei faremo un'analisi politica di quanto sta succedendo, in particolare nella provincia di Udine. Però, prima, due notizie per voi. Sono in corso di affidamento gli interventi di ribitumatura e di rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune delle provinciali della zona Tarcentino-Cividalese, interessate al passaggio della carovana del Giro d'Italia il prossimo 20 maggio. La maggior parte dei lavori sono stati calendarizzati per l'inizio della primavera per usufruire di condizioni meteorologiche più favorevoli. E di circa 500 euro l'investimento complessivo che la provincia di Udine aveva già pianificato su queste strade che quindi, oltre ad essere interessate da interventi manutentivi per rendere la viabilità di competenza adeguata e sicura, si riveleranno più che idonee al passaggio dei corridori delle squadre. Viene da dire, bisognerebbe fare ogni anno il Giro d'Italia in Friuli, perché stranamente riesce a sbloccare il patto di stabilità e la spending review. Potenze esterne? No, perché? Perché da una parte hai anche uno che sa organizzare gli eventi che si chiama Enzo Cainero, e dall'altra, giustamente, se non li metti a posto le strade, non è come ai tempi di coppie e barteri che andavi per i campi a correre. È iniziato il conto alla rovescia per Pollice Verde in, uh, a Gorizia che si svolgerà mh, per la precisione la dodicesima mostra a mercato dedicata al giardino, all'orto, al verde urbano, all'ecologia e al vivere all'aria aperta da venerdì 1 aprile a domenica 3. Farà dal quartiere fieristico di Gorizia un grande giardino fiorito una fortissima serra, un grande orto urbano, una tavolozza di colori per esperti e appassionati, ma anche per coloro che vogliono vedere, conoscere e acquistare tutto il necessario per il giardino, l'orto, il terrazzo e il balcone. L'abbiamo presentato in apertura con noi Ernesto Pezzetta, segretario regionale della destra in Friuli Venezia Giulia, ma noi andiamo ad analizzare Pezzetta quello che sta succedendo a Udine. Innanzitutto è stato tolto il sarcofago, se così mi è consentito il termine, per quanto riguarda il futuro parcheggio di Piazza Primo Maggio. Sì, um, io non l'ho visto ancora direttamente, ho visto le fotografie eh, sulla stampa locale, eh, sa benissimo che da parte nostra, per quel che abbiamo potuto, abbiamo osteggiato questa iniziativa perché ha 11 milioni a nostro giudizio gettati al vento, verificheremo se questo investimento deciso dall'amministrazione comunale di Udine porterà dei frutti da qui a qualche anno. Senta, qualcuno dice che lì ci sarà dell'acqua, di discrezione. Ma guardi, ehm, io mi ricordo nel 98 cosa è successo e per cui eh, se è successo nel settembre del 98 non è detto che non possa ripetersi con la del tempo. Lì chiaramente è un invaso, una delle ragioni per la quale il centrodestra si è battuto era proprio era, eh, eh, diciamo la localizzazione del parcheggio sotterraneo non era la, la più indicata eh, per poter ospitare eh, lo stesso parcheggio. Dovuto, al di là dell'ingente eh, somma destinata all'infrastruttura, dovuto appunto alla, alla posizione non tanto propizia. Per un lavoro di questo genere. Senta, i Malini che invece l'ho detto, eh, ma c'era anche la sorella del sindaco di mezzo, le solite, i soliti giochi italiani. Ma guardi, io non voglio infierire su una professionista che tra l'altro non conoscono, che non, che non conosco. Eh, dicono che sia una professionista quotata e pertanto se ha ritenuto di, eh, non lo so in che ruolo, ha ritenuto di dare il via libera anche a lei a questo progetto, beh se ne assumerà eh, la responsabilità al di là che la responsabilità è sempre politica prima che certo. tecnica un altro nodo cruciale della questione udinese è eh, il discorso legato alla stazione ferroviaria sappiamo che ogni tanto qualche profugo Presunto tale in arrivo dall'Austria, scambia la, 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 il sottopasso della stazione per dormitorio. Il sindaco, attraverso anche il, questore, pardon, il prefetto, hanno dato massima garanzia che si farà eh, tranquillamente, cioè si sposta, da lì li si porta, probabilmente la Cavarzerani. C'è chi dice che comunque di notte si continua a rivedere lo stesso il Tram-Tram. No? Sì, a questo proposito va sottolineata anche la manifestazione che l'altro giorno ha organizzato Casa Pound, meritoria manifestazione, per eh, riportare all'attenzione pubblica la alla questione della sicurezza. Eh, non si, si butta mai via eh, tempo quando si dedica eh, passione eh, e tempo a, 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 questi, a questi aspetti. Eh, purtroppo, eh, queste sono le conseguenze, i tam tam. No? Una volta si mandavano i segnali di fumo, adesso usano. Adesso si manda tutto in fumo. Però. Adesso si manda tutto in fumo, sì, ma voglio dire che dai segnali di fumo degli, di indi indiana memoria si è passati ai cellulari. Eh, quando eh, qui hanno saputo che è la città dell'accoglienza, è evidente che lo ha saputo tutto il Medio Oriente. Insomma, ma anche no? perché diciamocelo subito, l'abbiamo sottolineato anche nei nostri servizi: la macchina organizzativa fa già cilecca. Nel senso che si parla tanto, no, accoglienza, si prende, si sposta, eccetera. Poi al primo treno che arriva dall'Austria si vede subito che siamo, come si dice, in quella cosa lì. Però ci dicono, no, state tranquilli perché tanto abbiamo le caserme, li mettiamo lì in questi mini hotspot, mini hub. E quei poveri disgraziati invece, che sono lì, che devono dormire fuori, magari senza un tetto perché beh, sono sfortunati, e non rientrano nella categoria clandestinopoli, cosa facciamo? Essere cattivi bisognerebbe dire, sentendo loro, non, eh, non coloro i quali subiscono, ma sentendo i ben pensanti. No? Sentendo i ben pensanti, dicono: Beh, se ne faranno una ragione. Cioè, ma questa è una cattiveria, una, una frase non ha effetto eh, che certamente eh, la dice lunga sulla responsabilità eh. di chi ha assunto certe decisioni. Terzo argomento scomodo Helda il Ma eh, io credo che sull'argomento eh, abbiano scherzato un po' troppo, insomma. No? E, mh, uno più di qualcuno a dire il vero dice «eh, ma con tutti i problemi che ci sono mm. non dobbiamo andare a perderci per questo, per questo». No, io dico invece che è una questione proprio di principio, insomma, no? eh, Quello è, un, fino a prova contraria, è ancora un bene pubblico, seppur dato incomodato per 99 anni, e mi pare di capire, non solo mi pare di capire, ma carta canta, eh, è verba volant, l'amministrazione eh, la, comunale aveva preso dei precisi impegni, insomma, no? se eventualmente questi impegni non verranno eh, suffragati da coloro i quali hanno preso in affitto, evidentemente, c'è certo. qualcosa da mettere ancora a posto e ne vedremo delle belle se sì, qualche calcio in culo qualcuno certo. se lo meriterebbe eh beh, speriamo che insomma secondo me è più eh, adesso i tifosi friulani si toccheranno quelle cose ma tenete le mani davanti secondo me va prima l'udinese in serie b che, la, che si risolva la diatriba ma questo è un augurio che non mi sento di sottoscrivere <ride> Bene, una volta il buon. Lei lo sa che io sono tifoso milanista. So, e so. Il buon eh, avvocato Prisco disse che una volta al Milan per andare in B pagò, la seconda volta ci andò gratis. E lo speriamo che non succeda la stessa cosa all'Udinese. Grazie, grazie a Ernesto. Grazie a Pezzetta, stiamo scherzando. Eh. Grazie Ernesto Pezzetta per la sua partecipazione. Rimanga un attimo. Domani sera a proposito, gioca l'Italia. Ci sarà lo stadio? No. Niente? No, no. Non le piace questa nazionale? Mm, bon, le ho viste tante volte in diretta, cominciando dal 1956. Oh, quando c'era ancora la TV in bianco e nero, mm, con le valvole per scaldare. No, no, l'ho vista a Genova, proprio mm. Italia-Austria 2-1, doppietta di Longoni. Ne ho viste tante, posso anche evitare di andare eh, a questa... Il nuovo incontro. Bene, grazie Ernesto Pezzetta. Buona Pasqua se non ci vediamo. Rimanga un attimo con noi perché adesso parliamo di UTI e per quanto riguarda la situazione con il sindaco di Trivignano Udinese Roberto Fedele. Signor Sindaco, ci rivediamo dopo 15-20 giorni per fare un po' il punto della situazione. Sta di fatto che non è cambiato nulla no? sotto il campanile. Ma la malattia è ancora latente, stiamo cercando di utilizzare tutti gli antidoti possibili e immaginabili, però ancora le soluzioni non ci sono. Ecco, non ci sono le soluzioni perché la volontà politica manca. No? Ma questo disegno delle UTI, tra l'altro, che ovviamente la Regione in qualche maniera ci ha imposto, perché non, non dimentichiamo che la legge regionale impone ai comuni del Friuli Venezia Giulia un determinato assegno istituzionale degli enti locali ci sta creando grossi problemi. È chiaro che se la regione ha un proprio disegno legislativo va ottemperato perché in qualche maniera le leggi vanno rispettate. Dall'altro lato, però noi dobbiamo vivere la quotidianità, dobbiamo dare dei servizi ai cittadini, quindi noi non siamo dei burocrati, noi siamo delle persone che devono risolvere necessariamente i problemi dei cittadini, quindi noi dobbiamo rispondere tutti i giorni. Bene, spontaneo fare questa domanda. Armatevi e partite. Ma siamo in questa situazione, siamo in questa situazione, non si sa chi deve far cosa, non ci sono direttive, noi siamo assolutamente in mezzo ad un guado, stiamo cercando di mettere mano a tutte le risorse che abbiamo per aiutare i nostri cittadini. Senta, chi vi accusa di boicottare invece no, certo. Ma non è proprio così, noi siamo disposti eh, ad aprire qualunque genere di tavolo, di questi tempi vanno di moda questi tavoli e tutti si riempiono la bocca con questi tavoli. Noi abbiamo a cuore le risposte che dobbiamo dare al nostro territorio e ai nostri cittadini. Chi insieme a noi vuole dare risposte troverà sicuramente solidarietà da parte nostra. Sta di fatto che la patata è passata a voi e comunque vada la dovete risolvere. Ma guardi, io lo dico da, da tanto tempo, l'anello sacrificale della politica, tra l'altro l'anello più importante, sono proprio i sindaci. La come sempre sa benissimo che i sindaci ogni cinque anni possono cambiare e quindi si permette di sacrificare l'anello più importante dal punto di vista della Costituzione che sono proprio i comuni e quindi i sindaci, questo è un fatto molto grave. Senta, lei è sindaco di un comune rurale, viene la domanda spontanea perché? Perché eh, l'anello solitamente il padrone lo metteva al bue, no? Ma siamo proprio in questa situazione: noi abbiamo un anello, un fardello soprattutto molto importante. Ma i cittadini possono stare tranquilli che noi non moleremo fino all'ultimo giorno del nostro mandato, anche se vi aumentano le tasse? Ma eh, su questo è chiaro siamo molto preoccupati perché è ingiusto e incostituzionale, perché non dimentichiamo che i tributi locali, per quanto siano in mano alle amministrazioni locali, in realtà vengono, vengono prelevati da altri, questo è un fatto molto grave, secondo me. E, è chiaro che noi cercheremo di fare il possibile per distribuire in maniera equa le tasse sui nostri cittadini. Sta di fatto che comunque le pacche prima o poi arrivano. Ma arriveranno, perché è chiaro che poi il comune, è quello che deve dare il cosiddetto front office ai servizi. Ed è quello che deve attingere dalle risorse necessariamente per poterli dare. Evidentemente questo è un fatto che noi dovremo affrontare prima o poi e che ci farà pagare un prezzo molto alto. Oggi si dice e si scrive front office, una volta si chiamavano gabellieri. Eh, siamo proprio quelli, siamo quelli e eh, siamo tornati dei gabellieri, dei gabellieri che però rischiano tutti i giorni, ci mettono non solo la faccia, ma ci mettono anche la loro responsabilità. Io credo che in questo momento la Regione, lo Stato intero, sia ingeneroso nei nostri confronti. Michelangelo Giumanini nazionalisti friulani, allora la domanda nasce spontanea, siamo a Pasqua, chi è l'agnello sacrificato? Leuti speriamo. Non è leuti, sono... Ma Dio, io conto molto su questo referendum che noi stiamo proponendo assieme a tutti per i friuli e alle varie entità purtroppo per il momento un po' troppo frammentate dell'autonomismo friulano. Speriamo come dire, di aprire l'uovo e trovare la possibilità di fare il referendum perché sì è vero che abbiamo raccolto le 500 sì, ricordiamo, firme Ricordiamo ecco, tra l'altro che voi state raccogliendo le firme per l'abrogazione da una parte delle UTI e certo. dall'altra per istituire un referendum informativo per quanto riguarda poi, soprattutto, anzi parlavo informativo, la... legislativo vero e proprio per la costituzione di due province autonome Esatto, allora c'è il primo step che è già stato raggiunto quello della raccolta di 500 firme per depositare, per portare all'attenzione della regione il referendum in maniera tale che loro poi dopo ci diano il via a questo punto noi partiamo raccogliendo 15.000 firme su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia a questo punto poi raccolte queste firme il quesito, gli, i due quesiti quello abrogativo e quello propositivo saranno sottoposti all'attenzione della cittadinanza che esprimerà il suo parere su questo progetto politico che non... Sei, dal mio reo ma preferito mi sta dicendo che secondo lui alla fine qualcosa non tornerà non per, per pensare male, no, no, ma vuol dire a parte che c'era qualcuno che diceva che a pensare male in Italia si fa sempre certo. bene, quindi come dire, dobbiamo sempre tenere presente è questa anche vero, cosa qui è anche vero che lo stesso diceva che il potere logora chi non ce l'ha, sì, assolutamente, assolutamente, anche se eh, io sono dell'idea che ovviamente in tutti questi processi che vedono una confluenza di forze, non necessariamente tutti ci vogliono stare taluni apprezzano l'isolazionismo tal altri invece ritengono che magari pur nella varia mh, nella frammentarietà diciamo, de dell'ideologia occorre unirsi per dare anche secondo me la possibilità ai cittadini di trovare una loro casa perché francamente noi troviamo che in questo momento eh, il panorama politico è estremamente frantumato e frastagliato, no? vediamo che sono tutti che si dividono, forse anche, anche cinque... volutamente mi permetta di dire perché siamo, l'ho detto prima, no? sotto Pasqua, il Nazareno no. esce sì, e sì, resuscita sì, secondo le scritture, sì eh, sì. sì sono d'accordo, sono d'accordo anche con questa cosa qui però, Talvolta secondo me questo dividersi non è proprio voluto. Senta, eh. restando in tema, per quanto riguarda invece le elezioni amministrative, i nazionalisti friulano, friulani, pardon, dove andranno? Andranno da soli? Si alleeranno a qualcuno mm. o si inseriranno all'interno di qualche linea? Guardi, lista. La, la nostra idea è quella soprattutto di vedere. Eh, a me interessa molto quello che sta, si sta realizzando a Pordenone. Eh, trovo che quella lì potrebbe essere con questo candidato sindaco del Parlamento Furlan potrebbe essere anche lì un banco di prova su ciò che le dicevo poc'anzi un laboratorio veramente. quindi sì un laboratorio cantiere esperimento insomma è una situazione molto, molto frizzante molto interessante sulla quale noi se come dire, siamo desiderati vorremmo dare Bene. il nostro contributo perché riteniamo che sia Proprio come dire, la strada giusta quella. Bene, grazie a Michelangelo Giumanini per la sua partecipazione. Grazie a, grazie voi, a voi, amiche e amici, per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale perché, come sempre, l'informazione, se non da noi, dove deve andare? Continua per il suo binario e non si ferma mai a caso. Sempre segnale libero. Restate con noi perché ci sono le ultimissime dal Veneto. Piazza Affari è chiuso in ribasso aumentando le perdite in scia all'andamento negativo di Wall Street e lo scivolone del petrolio. Il greggio ha perso terreno dopo il dato sulle scorte statunitensi cresciute la scorsa settimana di 9,4 milioni di barili, quasi quattro volte rispetto alle stime. Giornata tranquilla su secondario in attesa delle aste di fine mese che iniziano domani con i CTZ e i BTPI. In questo quadro Piazza Affari l'indice Futsal Mib ha ceduto l'1,26%. E dunque continua anche dal Veneto l'informazione di Telepordenone, a voi tutti un ben ritrovati e con la sicurezza che apriamo il telegiornale parleremo anche con Paolo Fagotto, esponente del centrodestra Cinto Caomaggiore, per vedere insomma anche a livello locale quali sono state le ripercussioni dei fatti terroristici di Bruxelles. Nel frattempo buonasera Fagotto. Buonasera a voi. E dunque, sicurezza nuova proposta di legge in Veneto: vietare nei luoghi pubblici il burca. Lo prevede un progetto di legge statale presentato dal consigliere regionale Alberto Villanova, Lista Zaia, illustrato proprio nella giornata odierna in commissione affari istituzionali, presieduta da Marino Finozzi. Per motivi di pubblica sicurezza, è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa o il niqab che celano, travisano o nascondono il volto impedendo di fatto l'identificabilità della persona senza giustificato motivo, questo diciamo il succo della proposta di legge. Restiamo ancora in eh, tema perché eh, Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, che riunisce eh, 350 hotel a Venezia e in terraferma, spiega che la nota con la quale il Dipartimento di Stato americano ha messo in allerta gli stessi cittadini per i potenziali rischi nel viaggiare verso e attraverso l'Europa Potrebbe avere degli effetti negativi e pesanti sulle prenotazioni degli hotel a Venezia. Per ora, dice Claudio Scarpa, si registrano poche disdette. Ma quello che si teme è la diminuzione delle prenotazioni, soprattutto da parte dei turisti americani. In un periodo come questo, relativo alla Pasqua, dove solitamente il capoluogo lagunare si riempie di turisti anche americani il fatto proprio relativo a questa nota dei servizi americani non fa che insomma peggiorare il sentore turistico. Stazione di Mestre arrestato un portabagagli abusivo, ci racconta tutto Rosario Padovano. Nella stazione ferroviaria di Mestre gli agenti hanno arrestato un cittadino rumeno B.I., 21 anni responsabile di estorsione e violenza privata. Nella circostanza gli agenti si sono recati al binario dove era in arrivo il treno Freccia Bianca proveniente da Milano, in quanto era stato segnalato un furto e il responsabile era ancora a bordo. Le pattuglie sono intervenute in modo da bloccare ogni via di fuga e una volta giunto il convoglio hanno notato un individuo che precipitosamente si è diretto nella coda del treno. L'individuo arrestato, destinatario anche di un divieto nel comune di Venezia, un divieto di ritorno è stato denunciato molteplici volte. Attenzione. 65 65 avete capito bene però non lo hanno fatto rinunciare all'attività di portabagagli abusivo e oggi in Veneto in particolar modo a Verona c'era il ministro dei beni culturali Dario Franceschini che ha risposto a diverse domande tra cui quella relativa al progetto di copertura dell'arena di Verona portato avanti dall'amministrazione comunale il sindaco Flavio Tosi ha lanciato recentemente un concorso internazionale per promuovere le proposte migliori in questo senso ebbene il ministro ha risposto non ha una preclusione assoluta su quello che potrebbe essere un cambio un importante per eh, l'importante arena di eh, Verona. C'è un'attenzione per la delicatezza del luogo, ha detto il ministro: vediamo questo concorso di idee che cosa partorirà. Tavolo in regione invece per affrontare la crisi del settore eh, lattiero caseario che rischia di dimezzare il numero delle 3.300 stalle venete. L'assessore all'agricoltura eh, Giuseppe Pan ha convocato nella sede del Dipartimento di Via eh, Torino i rappresentanti delle associazioni degli allevatori, dei produttori, dei caseifici e tutte le eh, categorie del settore per coordinare gli interventi e mettere in campo le possibili strategie per contrastare il crollo del prezzo del latte verificatosi con la fine del regime europeo delle quote di produzione. Pensate che negli ultimi anni circa 700 stalle in Veneto hanno già chiuso i battenti. Attenzione sulle strade invece per il weekend pasquale perché insomma è avviata l'operazione alto impatto da parte della Polstrada. Sentiamo il servizio Polizia Stradale, nell'ambito di una serie di operazioni ad alto impatto programmate per quest'anno, ha disposto per Pasqua un potenziamento dei controlli di legalità sull'uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli, poiché l'uso di questi durante la guida produce gravissimi effetti sulla concentrazione del conducente e sulla capacità di attenzione alle condizioni esterne dell'abitacolo durante la marcia del veicolo. L'utilizzo del telefono cellulare richiede l'impiego di una o di entrambe le mani, limitando in tal modo la reattività manuale, che è quella visiva e uditiva. L'intensificazione dei controlli avverrà tra il 25 e il 29 marzo. Occhio! Viabilità terminerà nella notte fra giovedì 24 e venerdì 25 marzo l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve lungo il passante di Mestre sulle tratte gestite da CAV. Valutando le attuali condizioni meteo e la sicurezza della circolazione si è deciso quindi di anticipare la fine dell'obbligo delle dotazioni invernali inizialmente previsto fino al 15 aprile di quest'anno. Coinvolgere altri studenti e la cittadinanza sui temi del contrasto alla corruzione e alle mafie. L'appello del sindaco di San Dona di Piave, Andrea Cereser, per la prima giornata regionale della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'evento si è tenuto al Teatro Goldoni di Venezia di fronte ad una platea di circa 800 studenti di 15 scuole della regione. Ad organizzarla avviso pubblico, associazione di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie da San Donato e classi dell'Istituto Alberti, oltre al coordinatore cittadino di avviso pubblico, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Rizzante Toccante, tra le altre cose sempre a Venezia, la testimonianza di Matilde Montinaro, sorella di Antonio Caposcorta del giudice Giovanni Falcone assassinato nella strage di Capace. E questo pomeriggio invece a Montecitorio, a Roma, si è svolto un incontro tra una delegazione dei lavoratori dell'azienda Zignago Vetro di Fossalta di Portogruaro, promosso dall'onorevole veneta del Partito Democratico Sara Moretto, con il presidente della commissione lavoro Cesare Damiano. Al centro dell'incontro, in particolare, la questione del trattamento pensionistico dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto. L'azienda, infatti, è una delle poche realtà in tutta Italia a cui è stato riconosciuto. Proprio il rischio amianto. ha promosso questo incontro nella convinzione, ha detto Moretto, che la politica debba conoscere ed entrare in contatto con le realtà lavorative del territorio. Concordia Sagittaria ha denunciato un uomo di mezza età per abbandono abusivo di rifiuti. Sentiamo tutto nel servizio. Oltre 60 sacchi di immondizia sono quelli di cui si è liberato anche negli ultimi giorni. Un uomo di mezza età con precedenti specifici, residente a Sesto Reghena in provincia di Pordenone, è denunciato per il reato di disastro ambientale. I fatti sono avvenuti nei campi dell'Agro Concordiese, tra il centro Hong Kong e Levada. Lo scorso mese era stato proprio il comune di Concordia a denunciare il triste accaduto inserendo delle fotografie nel proprio profilo Facebook che testimoniavano gli abbandoni. Erano delle esche per cercare di arrivare al responsabile. Gli ispettori ASV e i carabinieri hanno fatto il resto del lavoro e l'uomo è stato messo di fronte alle sue responsabilità. Torniamo a parlare di terrorismo dopo i tragici fatti di questi giorni. Paolo Fagotto, esponente del centrodestra per il gruppo per il cambiamento, ma anche della lista civica, il paese che vogliamo insieme si può a Cinto Cao Maggiore, eh, senta a livello locale come... Cambia, come il territorio reagisce? Che cosa anche un semplice gruppo di minoranza può fare, insomma, per attivare quelle sentinelle sociali tanto auspicate dalle forze dell'ordine, sempre ovviamente pronte a segnalare tutto, ma anche ovviamente in risposta a dei fatti che hanno colpito non solo il cuore dell'Europa, non solo il cuore delle istituzioni, ma insomma il cuore dell'intero Occidente. Cosa ne pensa? Naturalmente non può essere altro che una, la nostra reazione di sdegno, ma anche di rabbia, di rabbia nel senso che l'Europa è molle rispetto a questi nuovi eventi, l'Italia è ancora più molle. Noi ci troviamo in una situazione che eh, ci troveremo sempre, sempre eh, alla mercé di questi attentati. Proprio per il fatto che la liberalizzazione, la globalizzazione ha portato a questo, ha portato a eh, ricevere in paese, in Europa, in Italia, degli stranieri dove non sono neanche catalogati, non sono neanche identificati. Avremo sempre delle cellule nuove e naturalmente la mentalità della, del dell'islam è completamente diversa e ci troveremo sempre ad avere sempre più paura noi cinto camaggiore è un paese è sempre stato un paese di migranti cinto camaggiore i suoi migranti hanno lavorato hanno come fatto tanti tanto. altri comuni Fagotto, hanno, eh. Sì, beh naturalmente questo però naturalmente parlando del nostro paese del mio paese certo. sono gente e gente che ha lavorato che ha sudato i propri risparmi li ha investiti in una casa, in un terreno, adesso si trova a godersi la pensione, una pensione che è, sta, sta per essere rubata dalla... Dallo Stato perché le tasse sono troppo alte e vediamo che entrano nel nostro paese sempre più immigrati che costano e naturalmente non creano sicuramente distensione lei, nel nostro paese. Eh, quindi, lei contesta da un certo punto di vista un certo modo di fare accoglienza, mi pare di capire, ma tornando velocemente alla domanda che le ho posto prima, a livello locale che cosa può fare un semplice cittadino, velocemente? Beh, un semplice cittadino non può fare altro che eh, stare eh, con la massima attenzione a tutti i, i, i casi sospetti o comunque a tutte le, le, le situazioni che possono crearsi denunciando sia sì. all'amministrazione comunale e naturalmente non alle, alle enti proposti. Bene, grazie a Paolo Fagotto, grazie per essere stato con noi. Vicentino baciato dalla dea della fortuna, quasi 32.000 euro con 2 euro e questa è la vincita registrata a Pove del Grappa eh, con il 10 e l'8. Per l'esattezza al Fortunato sono andati 31.914,89 euro. Il giocatore ha utilizzato la modalità estrazione collegata proprio all'estrazione serale del gioco dell'8. Sport, taekwondo, campionati italiani, cinture nere, Orfei Show, Sandonatese, campionessa italiana, si conferma ancora una volta ai massimi vertici della disciplina olimpionica l'atleta Michel Covalenco Orfei, cintura nera del taekwondo Città del Piave, ai recenti campionati nazionali cinture nere eh, di Scafati, nel Salernitano la giovane ha sbaragliato la concorrenza vincendo la medaglia d'oro e divenendo quindi campionessa nazionale junior 2016. Radio Teleperdenone invece l'emittente del Triveneto ricerca persona ambosesso residente in Veneto ed in Friuli per realizzazione di trasmissioni televisive in diretta riguardanti attualità, cultura, sport e commerciali. Si ricercano altresì persone ambosesso capaci sia in Friuli che nel Veneto da inserire nel settore commerciale. Interessati o interessate potranno telefonare al numero in sovrimpressione eh, 0434 552444 in orario d'ufficio per un colloquio. Non ci sono altre notizie? Termina anche questa edizione del telegiornale di Teleportenone. Grazie a voi tutti per averci seguito. Un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo modesta attività acumuliforme sui rilievi nelle ore centrali e presenza di nuvolosità medio-alta, specie nel pomeriggio. Ottima visibilità. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In pianura minime in calo e raggiunte in serata, massime senza variazione di rilievo. Generale calo termico in quota. Marcata escursione termica.